Bene, buongiorno, iniziamo la seduta del Question Time e lo facciamo cercando di incrociare la presenza degli assessori con i consiglieri interroganti e possiamo appunto iniziare con la prima interrogazione del consigliere Nevi che è rivolta all'assessore Cecchini. Posizione della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ARPA dell'Umbria in merito al recente caso di presunto inquinamento ambientale da parte dell'asta Acciai Speciali Terni. Informazioni della Giunta medesima al riguardo. Vi prego di rispettare i tempi per le questioni televisive. Prego, consigliere Nevi. Grazie, Presidente. Ma l'interrogazione è volta a conoscere lo stato dell'arte rispetto a un recente controllo eseguito presso la ThyssenKrupp da parte dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Perugia, coadiuvati, come avviene sempre ultimamente, dal personale dell'ARPA Umbria, che ha portato alla denuncia dell'azienda alla Procura della Repubblica, da quanto riportato ai giornali, per violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale che la stessa azienda siderurgica ternana ha in essere. Visto che sulla vicenda vi sono state solamente le dichiarazioni dell'AST e nessuna dichiarazione da parte delle istituzioni preposte ai controlli, volevamo sapere qual è la posizione ufficiale della Regione Umbria e che cosa l'ARPA saputo di questo presunto inquinamento ambientale da parte dell'azienda e cosa comporta l'alterazione dei valori riscontrati per l'integrità delle falde acquifere e dell'ambiente in generale con Caternana, che come sappiamo è assolutamente provato da anni e anni di stratificazioni ambientali che affondano le radici nel fine dell'Ottocento. Grazie. Grazie, prego Assessore Cecchini. Buongiorno, ma l'interrogazione pone un quesito che va anche a richiedere il ruolo che ARPA svolge durante tutto l'anno, intendendo che ARPA non è quell'organismo che va a fare controlli nel momento in cui viene richiamato, ma ARPA per norma, per regolamento, per convenzioni, mediamente durante tutto l'anno compie una sistematica attività di controllo sugli impianti in regime di autorizzazione ambientale, sul il regime di AIA, autorizzazione integrale ambientale, secondo una programmazione che appunto è basata sulla rilevanza degli impatti degli impianti nel territorio. Nel caso specifico del polo siderurgico di Terni, attualmente di proprietà di Acciai Speciali Terni, in considerazione della complessità impiantistica dell'insediamento, ARPA ha avviato una specifica attività di controllo e verifica mirata ad approfondire settori di produzione ritenuti potenzialmente critici. In questo contesto, una specifica verifica ispettiva di ARPA ha rilevato degli elementi potenzialmente critici e in questo contesto ha avviato in collaborazione con il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri un'indagine ispettiva pertinente il cui esito è stato comunicato alla Procura della Repubblica e in questo caso non è possibile proprio per questo entrare nel merito o dare gli elementi, ma la stessa verifica ispettiva naturalmente ha messo a disposizione del servizio regionale competente tutto quello che riguarda la parte amministrativa, le difformità rispetto alle prescrizioni che erano contenute all'interno dell'AIA rilasciata. Da questa gli uffici regionali sono stati messi a conoscenza di difformità rispetto appunto all'AIA rilasciata e questo ha portato l'ufficio preposto ad una diffida perché si procedesse perché appunto la proprietà
si rimettesse in sintonia con quanto prevista da AIA. Quindi la diffida pone alcune questioni di merito, il gestore dovrà fornire all'autorità competente ad ARPA entro 90 giorni un aggiornamento della mappatura dei flussi, specificando anche l'ubicazione dei flussi, dei pozzetti, le caratteristiche dei manufatti fognari in genere. In particolare dovranno essere almeno poste in relazione le documentazioni trasmesse precedentemente con quelle trasmesse negli ultimi mesi. Il gestore dovrà concordare con ARPA Umbria entro 30 giorni una procedura di controllo finalizzata ad indagare la variabilità dei parametri analitici oggetto di fuori limite riscontrati, ponendolo in relazione ai processi industriali da cui si originano. E al termine dell'iter fissato nella procedura dovrà essere prevista una relazione finale che riporti i risultati dell'indagine da inviare ad ARPA Umbria e all'autorità competente. All'ufficio preposto regionale risulta che nel caso specifico la proprietà di Acciai Speciali Terni si sia messa al lavoro per dar conto alla diffida della Regione, quindi stia procedendo così come da indicazioni messe a disposizione dall'ufficio. Grazie, prego consigliere Nevi per la replica. Grazie Presidente, mi ritengo soddisfatto la risposta dell'Assessore, perché mi fa piacere che la Regione sia attivata per diffidare l'azienda e cercare di colmare delle difformità rispetto ai contenuti dell'AIA. Ecco, io spero che l'azienda risponda, che si possa poi, anche faccio una richiesta all'assessore, avere la documentazione quando sarà a disposizione della Regione affinché ci possa essere anche una tranquillizzazione da parte della cittadinanza si possa, speriamo, evitare per il futuro che si continui a avere delle difformità rispetto ai contenuti dell'autorizzazione integrata ambientale. Su questo spero anche che la Regione faccia sentire la propria voce nei confronti dei vertici aziendali affinché quello che è accaduto non riaccada più e che l'azienda si muova in coerenza rispetto ad un problema che investe molto da vicino la sensibilità sociale dei cittadini ternani. Grazie per adesso. Grazie consigliere Nevi. Passiamo adesso all'oggetto numero 75, un'interrogazione del consigliere Ricci rivolta all'assessore Barberini. Sportello delle malattie rare in Umbria, stato di attuazione dello sportello medesimo, tempi e modalità per la sua piena attuazione, future strategie in relazione al nuovo piano sanitario regionale, informazioni, ricognizione della giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, si tratta della interrogazione definita con atto 1019 ed è attinente allo sportello delle malattie rare. L'Organizzazione Mondiale del Turismo classifica in circa 8.000 le diverse malattie rare e in Italia si contano circa 600.000 pazienti, afferendo tale numero ai casi definiti come validati. Anche i nuovi LEA, i livelli essenziali di assistenza, leggono e aprono delle riflessioni per 110 nuove malattie rare. Si chiede quindi, visto che la Regione Umbria aveva attivato lo sportello unico per le malattie rare, quale sia la operatività in questo momento in termini di informazioni, in termini di centri di riferimento attivati, in termini anche di specifici sostegni, considerando anche che tali sportelli dovrebbero svolgere una funzione di indirizzo anche di coordinamento dei pazienti che magari debbono fruire di assistenza e di centri anche fuori dalla nostra regione. Peraltro l'interrogazione propositiva chiede anche menzione dei numeri, secondo un quadro ricognitivo, dei pazienti che in Umbria sono
affetti da malattie rare. La stessa interrogazione quindi chiede alla Giunta regionale un quadro ricognitivo di attuazione dello sportello delle malattie rare, ne sollecita una piena attuazione anche in un quadro prossimo legato al piano sanitario regionale che ci auguriamo possa su questo tema definire adeguate strategie operative. Grazie. Grazie. Consigliere, prego, Assessore Barberini. Sì, grazie. La Regione Umbria ha istituito la rete regionale delle malattie rare e il relativo registro l'ha fatto sin dal 2009, indicando delle linee di indirizzo per la istituzione della rete regionale e poi avviando un accordo di collaborazione delle attività fra la Regione Umbria, che vede il coinvolgimento della Regione Umbria, del coordinamento regionale, del coordinamento registro malattie rare della Regione Veneto e l'azienda spin-off dell'Università di Padova. Nello specifico, a livello regionale, oltre al monitoraggio continuo di tutte le attività, di tutte le situazioni necessarie, si è avviata un'attività di registrazione, di valutazione, di coordinamento e di appropriata individuazione dei casi. Allo scopo per questa attività viene dedicato all'interno, garantito un centro, un servizio di assistenza telefonica che è organizzato da un referente regionale e da quattro referenti aziendali a disposizione dei pazienti e dei cittadini. Questa organizzazione ad oggi permette un continuo scambio di informazioni e contatti che vanno dalla presa in carico e comunque diciamo tutta l'attività che occorre per i pazienti in una logica di collaborazione tra il centro regionale e tutti i centri accreditati regionali e referenti aziendali, insomma un centro di smistamento se vogliamo per certi versi. Il centro regionale si fa garante delle informazioni, dell'acquisizione dei stati delle necessità e attualmente arrivano a questo centro regionale oltre 30 telefonate, 30 richieste a settimana. Questi sono i numeri, non tutti per la verità sono riconducibili a situazioni di malattie rare. Comunque a tutte queste ovviamente risponde il referente medico che fa questa attività di indirizzo e di smistamento. In questo ragionamento si sono introdotti a partire dal marzo del 2017, sono stati approvati i nuovi LEA che a proposito delle malattie rare hanno sostanzialmente individuato, da un lato ampliato la platea delle patologie inserite all'interno delle malattie rare, dall'altro hanno trasferito alcune malattie che prima erano considerate rare, le hanno collocate all'interno della cronicità. Alla luce di questo è intenzione l'assessorato rivedere un po' il modello, capire se va rinforzato, sicuramente però la scelta sarà sostanzialmente una, di rinforzare il centro regionale, di attribuire l'attività di diagnosi nel centro regionale e quindi in particolar modo presso l'azienda ospedaliera di Perugia, dove ci sono strutture, in particolar modo sulla genetica, che possono dare risposte di qualità, e nello stesso tempo però garantire su tutto il territorio regionale un'assistenza diffusa che copra l'intero territorio. Questo è il modello che abbiamo in mente di ampliare e intensificare per cercare di dare una risposta che sia rispondente ai nuovi LEA così come sono stati definiti. Grazie Assessore, prego Consigliere Ricci per la replica. Sì, grazie Presidente dell'Assemblea Legislativa, prendo atto della attività, mi auguro sempre più incisiva per potenziare lo sportello delle malattie rare e più in generale utilizzare strumenti sempre più operativi per questa importante attività che da quanto mi risulta già oggi include in Umbria circa 3.000 pazienti, quindi abbiamo un numero abbastanza elevato di persone che hanno a che fare con malattie piuttosto complesse. Spero anche che questo sportello, nato come è stato citato nel 2009, venga dotato sempre di maggiori potenzialità anche in termini di risorse umane e professionali
e tutto questo possa vedere una maggiore incisività nel piano sanitario regionale anche alla luce dei nuovi LEA, dei nuovi livelli essenziali di assistenza che leggono in maniera più incisiva il quadro delle malattie rare. Prendo atto appunto che il tema delle malattie rare è un tema che la Giunta si impegna a potenziare nei suoi aspetti operativi e su questo cercheremo di svolgere durante i prossimi mesi adeguate e ulteriori verifiche che tali attività vengano poi rese operative. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 79, un'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi rivolta all'assessore Cecchini, riperimetrazione area Parco del Montecucco. Prego, consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Si tratta di un'interrogazione, questa molto sentita, in particolare mi riferisco sia agli amministratori sia ai cittadini della fascia appenninica. Come i colleghi sapranno, la Regione Umbria, con legge regionale numero 9 del 1995, ha istituito l'area naturale protetta all'interno del Parco regionale del Montecucco. Con la stessa legge ha istituito anche le aree contigue, in particolare con riferimento al Parco del Montecucco, si tratta di un'area contigua molto grande. Per darvi solo un dato, il Parco del Montecucco ha un territorio di circa 10.000 ettari, di questi ben 6.400 ettari sono rappresentati dall'area contigua. Ora, gli amministratori e i cittadini di questi territori sono d'accordo nel avere il parco, nel valorizzare il parco, ma allo stesso tempo non sono più d'accordo nel mantenere un'area contigua che nel corso degli anni ha comportato soprattutto vincoli per chi vive in quei territori. Nel 2012 il Consiglio regionale aveva approvato una proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Smacchi, Buconi e Lignani Marchesani con la quale si dava mandato alla Giunta di attivarsi per la ridefinizione delle aree contigue. Le amministrazioni dei quattro comuni avevano prodotto un documento unitario di proposta di modifica e miglioramento del piano di gestione del Parco regionale del Montecucco. La Giunta regionale nel novembre del 2014 ha approvato il rapporto preliminare del piano di gestione del Parco regionale del Montecucco, dando avvio alla procedura di VAS. Ci sono stati tutta una serie di incontri e con una seduta finale che mi risulta è datata 13 ottobre del 2015. Da allora, assessore Cecchini, non ho trovato più notizia, né ho più notizie per quanto riguarda la chiusura di questa procedura di VAS che è propedeutica alle variazioni, alle modifiche dei piani di gestione da cui dipende poi la ridefinizione delle aree contigue. È per questo che ho presentato questa interrogazione con la quale proprio cerco di conoscere i tempi e lo stato delle procedure per la ridefinizione delle aree contigue del Parco del Montecucco. Grazie. Grazie. Consigliere, prego, assessore Cecchini. Sì, è un tema non nuovo a questo Consiglio regionale rispetto al quale ci siamo confrontati anche in altre occasioni e il consigliere pone oggi l'attenzione sui tempi rispetto agli impegni che la Giunta regionale ha preso per rivedere la riperimetrazione dell'area contigua del parco che sta appunto nell'immediata, diciamo, contiguità del Parco di Montecucco. Naturalmente questo lavoro l'abbiamo fatto coincidere con i piani di gestione, diciamo, con il piano del parco, per evitare che ci fossero anche speculazioni rispetto al fatto che andassimo a modificare comunque un qualcosa che comunque era stato costruito per avere una maggiore tutela di tutta quella che è la salvaguardia delle ricchezze naturalistiche, antropiche e storiche che sono in quella parte di territorio. E per questo che appunto è partita all'interno del lavoro per i piani di gestione del parco, come Regione dell'Umbria stiamo lavorando anche con la collaborazione di più di un'università, l'Università di Perugia e anche altre università in collaborazione per la redazione dei piani di gestione dei parchi. In questo caso siamo arrivati alla fase in cui ad ottobre saranno adottate
diciamo, le cartografie e anche tutti quanti gli obiettivi che come Regione ci poniamo per dare un maggiore slancio alle attività che possono essere condotte all'interno del parco, va detto che all'interno di queste è posta anche la possibilità di rivedere l'area contigua all'interno, diciamo, della valutazione generale del piano del parco di Montecucco. C'è stato una serie di incontri in questi mesi con le amministrazioni comunali competenti, i quali a settembre-ottobre 2016 hanno messo a disposizione della Regione le singole proposte per individuare la perimetrazione che tenesse conto delle esigenze dei comuni, ma anche delle esigenze di tutela del parco, e quindi in questo caso riteniamo che ad ottobre gli uffici sono pronti per far sì che la Giunta possa adottare le scelte fin qui fatte, per poi avere a disposizione 60 giorni di tempo per la partecipazione, e alla fine di questo percorso si può arrivare alla approvazione del piano del parco, che prevede anche la riperimetrazione del parco di Montecucco. Questa è una procedura che può essere fatta perché la richiesta è di rivedere la riperimetrazione dell'area contigua e non la riperimetrazione dell'area parco, perché naturalmente rivedere la perimetrazione dell'area parco sarebbe stata una cosa molto più complessa. In questo caso si tiene conto del fatto che laddove i cittadini vivono nelle aree dentro il parco, nelle immediate vicinanze, hanno la possibilità senza dubbio di stare in un territorio di maggior pregio naturalistico ambientale, ma allo stesso tempo anche di essere alle prese con maggiori vincoli, con maggiori norme che a volte precludono anche la possibilità di portare avanti elementi di sviluppo e di poter appunto far sì che l'antropizzazione ci sia, rimanga e possa anche contare nella possibilità di guardare ad un futuro pensando ad uno sviluppo compatibile che dia salvaguardia all'ambiente ma dia anche sicurezza finanziaria a chi ci vive. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi. Sì, grazie Presidente. Finalmente, dopo molto tempo, abbiamo, mi sembra, due date certe. La prima, che di fatto prevede nel mese di ottobre l'adozione del piano. La seconda, che ci saranno i 60 giorni per la partecipazione e di conseguenza poi la possibilità di approvare il piano di gestione, nell'ambito del quale ci sarà la ridefinizione tanto attesa dell'area contigua. Credo, Assessore, che dobbiamo fare più velocemente possibile per due motivi. Ad ottobre c'è l'adozione, partecipazione e poi approvazione. Più veloce possibile per due motivi. Il primo, perché tutti i vincoli urbanistici che stanno completamente rallentando e fermando anche la possibilità di vivere in quella zona ormai non sono più sostenibili, anche in considerazione del nuovo testo unico dell'urbanistica, che prevede tutta una serie di semplificazioni e di urbanistica libera, che invece in quella parte del territorio, che ripeto, parlo di 6.400 ettari, che non parlo dei crinali, ma parlo della piana della Flaminia, sono totalmente ingessati. In secondo luogo, perché ci sono grandi difficoltà nel poter in qualche modo avere la possibilità di partecipare ai bandi del PSR, e riguarda sia le amministrazioni pubbliche sia i privati. Anche in questo caso l'area contigua e i vincoli sono dei rallentatori e dei problemi che aggiungiamo rispetto alla crisi economica di quella zona. Grazie.